Nicola Porro è condannato per aver diffamato un giornalista del Fatto Quotidiano, un giornalista che sul Fatto Quotidiano si interessava di critica televisiva, si interessava di mass media. E allora io sono andato a vedere per quale motivo Nicola Porro è stato condannato, perché le notizie giornalistiche dicono solo che Nicola Porro è stato condannato per aver diffamato un giornalista del Fatto Quotidiano. Però non ho trovato da nessuna parte quali parole precise avesse detto Nicola Porro nei confronti di questo giornalista, parole precise per il quale poi sarebbe stato condannato per diffamazione. Allora, ciò l'ho saputo soltanto da un video postato dallo stesso Nicola Porro, per cui vediamo cosa dice Nicola Porro nel video, vediamo, sentiamo. Per pagare questi 26.000 euro, per fortuna, che come si chiama, che Salvini non va a giudizio, vi dico che cosa scrive tra le altre cose il giudice. Ve lo scrivo, Ade Grandi, vi dico che cosa scrive il giudice. Affermando che di televisione Dalbecchi capisce veramente poco, è quello che io ho detto in una zuppa, Porro ha messo in dubbio le competenze professionali di Dalbecchi, che per il Fatto Quotidiano si occupa spesso di televisione e di spettacolo. Me che fine analisi giuridica? Beh, Nicola, guardate, io posso anche non avere simpatia per Nicola Porro, che sia chiaro, però se quello che Nicola Porro ha detto nei confronti del giornalista del Fatto Quotidiano, cioè che è incompetente, non vedo dove è la diffamazione, non vedo, francamente, non vedo. Non vedo. Io per esempio, ho fatto un video dedicato a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, il video è di 7 anni fa. Il video è intitolato Se Giorgia Meloni diventa una palla. Finora Giorgia Meloni non mi ha querelato per diffamazione. Ripeto, c'è un mio video di 7 anni fa intitolato Se Giorgia Meloni diventa una palla. E in quel video io profetizzo che con il passare del tempo Giorgia Meloni sarebbe diventata proprio una palla. E cito anche lo show di lingua, no? Apelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Apelle, figlio di Apollo. E ancora non l'ho ricevuta una querela da Giorgia Meloni. Se Giorgia Meloni mi facesse una querela, perché io ho detto che lei presto, dicevo che presto lei sarebbe diventata una palla. Se Giorgia Meloni me la facesse sta querela per diffamazione, mi farebbe un piacere. Così tutti i giornali, tutte le televisioni, tutti i talk show parlerebbero di Serafino Massoni, capito? Parlerebbero di Serafino Massoni. Invece no, non mi ha querelato Giorgia Meloni, mi dispiace tanto. Oh, Giorgia Meloni, ma fai ancora tempo a querelarmi, sai? Perché il mio video, se Giorgia Meloni diventa una palla, sta sempre su YouTube, capito? E cioè, la fattispecie giuridica concreta della diffamazione, sì, continua a esserci, continua. Io ho fatto una profezia, mi pare che sta profezia si sia avverata a Giorgia Meloni. Non so se poi un giudice mi condannerebbe per diffamazione, perché io sono uno che ha fatto una profezia che si è avverata. Ma insomma, morale della favola, relativamente a Nicola Porro, che ti può essere simpatico, ti può essere antipatico, ma io francamente non li vedo, non la vedo la fattispecie giuridica della diffamazione. Chi ha detto, oh, tu sei incompetente? Beh, ha espresso un giudizio. Vabbè, queste sono le mie personali considerazioni. E poi,
Ricordo pure che 15-20 anni fa feci un video intitolato, c'è ancora, Corrado Augias non copiare. E mica mi ha querelato per diffamazione Corrado Augias. Corrado, vabbè, queste sono le mie personali considerazioni sulla situazione che riguarda Nicola Porro. Ora, Nicola Porro ti può essere simpatico o antipatico, però io gli estremi per la diffamazione non li vedo. Io non li vedo, e voi li vedete, fatemelo sapere, cari amici. Ricordatevi che le opere di Serafino Massoni, ricordatevi che le opere di Serafino Massoni vi aspettano nelle migliori librerie italiane. Ok.